Buongiorno e buon inizio del weekly vlog. È lunedì e io sto per fare, oddio, colazione con l'uovo maltine, perché era da tantissimo che non lo mangiavo. Io adoro l'uovo maltine. Poi sto mangiando questi qua, che sono dei biscotti. Sono felicissima, mi sono arrivati due pacchi che stavo aspettando. In realtà uno lo stavo aspettando ma non sapevo cosa aspettarmi. Comunque scusate che mi faccio vedere struccata, no? Perché... ho letto su una pagina una cosa, tipo delle persone che si scandalizzano. Oddio, l'ho vista struccata. Cioè, ho chiuso il video, mi è preso un colpo. No, ma poi si mette quintali di trucco in faccia, è normale. Quindi chiedo scusa a queste persone. Se vi va, magari chiudete il video e non guardatemi più, perché mi fate un favore. Così magari evitiamo entrambe di odiarci tramite uno schermo che ci divide. Perché se vi avessi davanti queste cose non avreste neanche mai il coraggio di dirmele. E quindi poi è facile giudicare per queste persone, mi fa morire sta cosa, che giudicano e non si mettono in gioco loro per prime, no? Dicono vabbè, quella è la youtuber di turno, pigliamola per il culo perché c'è i brufoli, perché è struccata, perché è cessa, perché non ha la parte finale delle sopracciglia, perché ha dei denti orribili, ha i capelli secchi, ha il culone, oh mio Dio! Facile così, però io dalla mia parte non posso ovviamente neanche controbattere, perché voi non ci mettete la faccia e non vi conosco, quindi cioè veramente tipo vuoi vincere facile? Piglia per il culo la youtuber che si mette in gioco, quindi proprio ridicole queste persone. E quindi le invito caldamente ad andarsene da questo video, dal mio canale, da non guardarmi più proprio. Poi inoltre volevo dire che mi fanno morire perché sono le prime ipocrite, vedono, che ne so, magari vedono la pubblicità di una con la faccia deturpata, aiutala, oppure ne parlano, che ne so, un stupido programma dove cercano di lucrare anche su una persona che ha problemi e tutto il pubblico, oh mio Dio, poverina, guarda, l'ha sofferto, oh mio Dio, la pigliano per il culo, che cattiva la gente, e poi i primi a giudicare sono le stesse persone. Che però viene più facile giudicare una youtuber perché è una youtuber, perché è una persona comune che fa video e quindi pigliamola per il culo. Quindi cioè sta cosa a me mi fa gelare il sangue. Invito veramente caldamente queste persone a farsi i cazzi loro. Comunque a parte tutto ciò, ma chi se ne frega, volevo solo dire a queste persone che io sono struccata, sto bene con me stessa, ho i brufoli in questo periodo e che palle, cioè mamma mia, ma manco avessi la lebbra, quindi... vi faccio vedere che cosa mi è arrivato. Questa è la mia DokiBook, però è una DokiBook diversa dalle solite perché è la Discagenda, che è nuovissima. Come vedete ha tipo questi anelli che sono anelli che si levano, un po' tipo l'Happy Planner per chi bazzica un po' sulle cartopazze o conosce queste cose, ha la passione per le planner. E poi mi è arrivato questo che è Tokyo Treat. Sì, mi metto un attimo qui che devo scrivere un articolo sul blog per Maybelline e poi niente, mi metto a finire di decorare la mia agenda attuale, quindi questa, e basta. Buonasera a todos el mundo. Mi devo fare la maschera. Questa volta farò la maschera con i capelli inumiditi, perché mi avete consigliato di farla con i capelli umidi. I'm sexy and I know what you're doing. What? Mangio uno yogurt. Che bello cenare con uno yogurt. Eccomi qua, mi sono lavato i capelli. Per cena io mangio healthy, l'avena cotta con latte di soia, lo yogurt di soia, frutta secca e ovetta e banana con semi di chia e un po' di miele. E io l'ho intitolata questa cena una cola cena. Buongiorno, io mi sono già truccata, acconciata, perché ieri ho fatto la maschera come avevo detto. Oggi mi sono fatta le trecce perché non li ho voluti piastrare per non rovinarli. Io sono qui con la Discagenda perché sto per registrare il video decorazione. Porto tutto in cameretta perché c'è una luce bellissima, come potete vedere. Mo fai una nonnina. Mo perché sei una ciuccina. Ho appena finito di registrare perché mi stavo facendo vedere questa. Ogni volta per fare i video mi devo tipo sedere così, cioè è un casino ogni volta. E sono tutta storta, mi fa male la schiena, poi sono in ansia perché non so se sono messa a fuoco, devo mettere a fuoco, insomma... un casino, c'è il filo attaccato alla videocamera, devo stare attenta perché se mi muovo di un millimetro sposto tutto. È sempre un po' un'ansia, per adesso che comunque non ho la cameretta come dico io, perché non ho spazio per fare i video e quindi mi devo arrangiare così. Alla fine mi sono fatta un frullato con una banana, un po' di mirtilli, il latte di soia. Eccomi qua, sono andata a fare il fax, adesso sto tornando a casa e sono incazzatissima perché ho visto che Luanna Perez, la mia musa ispiratrice del blog Le Happy,
Io la amo, è praticamente la mia idola. È a Milano e non ci posso andare. E a me sono fatto che era il Duomo, purtroppo, dove abito io. Ci vuole un bel po' di strada da fare per arrivare a Milano. Ah, sono triste. Ah, bisutto, sono triste. Sono a casa, mi sono fatta il matcha latte. Niente, adesso scarico le varie caviettine. Le varie cavie, Gloria, ce la puoi fare. Le varie chiavettine. E poi niente, inizio a montare il video perché sono già le 6:30. È tardissimo e per domani deve essere pronto. Io mi riduco sempre all'ultimo a fare i video che voglio fare. Monto e nel frattempo ho montato il latte. I'm a bisunt and I'm a puzzi. Puzzi tanto. I'm a dirty boy. Dirty, dirty. Guarda il collo come dirty. Deve essere lavato. È tornato il pipuzzi. Che cos'è? Io lo so già perché mi hai mandato una foto. Perché fai quella faccia? Cosa c'è dentro? No, non per quello. Per che cosa? No, 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 no. Bastardone. Quando ci informicoliamo le gambe o le braccia così, tendiamo a non dircelo perché ci andiamo a dar fastidio a vicenda. Mi hai preso anche la crema al pistacchio. Godo, godo. Allora, abbiamo una Yankee Candle in giara gigante della tonalità White Gardenia, della profumazione White Gardenia. Le Woodwick. Queste qui sono delle candele particolari. E che lo stoppino è in legno, giusto? Vabbè, non vuole mettere a fuoco, però credetemi sulla parola. Lo stoppino è in legno ed è tipo a forma di croce. Quando lo accendete fa un rumore di tipo di fuoco, di quando brucia la legna, no? Un rumore di fuoco, vabbè, come quando brucia la legna. Ed è fichissima. Yes. Buongiorno. È un po' presto, stiamo andando a fare colazione perché oggi è il compleanno di mamma. Poi lei va al lavoro e mi sono già preparata fino a qua. Perché... no, c'ho la faccia che mi fa male, quindi cerco di non truccarmi il viso. Niente, dicevo, andiamo a far colazione. Poi stasera quando torno festeggiamo, poi c'è anche Barry. Auguri! Grazie, grazie! E adesso ho acceso Spotify, mi metto a pulire casa perché è uno schifo. Nel frattempo mi ha chiamato Giulia. Che ci stiamo un attimo organizzando per la settimana dove ci vediamo, che abbiamo un sacco di eventi e un sacco di cose bellissime. Tra l'altro vi volevo dire che io e Giulia saremo al Cosmoprof il 18 e il 19, ma il 19 faremo un meet and greet. Poi vi faccio sapere se mi seguite sui social, Instagram, Facebook, Twitter, comunque trovate tutto nell'info box, tutti i link, ma su Instagram sono Gloria Fair, normalissima come qua, YouTube, tutti i miei social mi chiamo Gloria Fair. E comunque poi vi scriverò bene i dettagli negli altri social perché su YouTube mi viene un po' difficile. E ci troverete lì per fare proprio un incontro con voi. E spero tanto veniate perché la mattina io e Giulia andremo a fare una lezione di twerking che Nyx ci ha regalato. E quindi poi non so se il pomeriggio ci farà fare uno spettacolo glamour o qualcosa del genere. Comunque sarà una cosa bellissima e saremo appunto nello stand di Nyx. Quindi vi invito tutte quante, se vi va, di incontrarci, di venire ad abbracciarci allo stand. E niente, adesso accendo la candela. Questa è la fine che fa una Yankee Candle quando Gloria e queste mani di burro le fanno cadere. Ah, era nuova la mia White Gardenia. Dove la metto? Come faccio a bruciarla? Tutto ciò è arrivato un pacco Urban Decay. Spacchettiamole insieme. Ok, perfetto. Come svalvolare? Cioè, ma stiamo scherzando? No, vabbè, tutta la collezione è matta. Ragazzi, è matta. Li ho messi in fila come soldatini per la foto. No, vabbè, splendidi davvero. Buonasera, siamo appena tornati e abbiamo fatto la spesa anche oggi. No, vabbè, non è che abbiamo fatto proprio una mega spesona, però abbiamo comprato le cose che non avevamo più. Auguri, mamma! Auguri! 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 Tu non te ne devi
cazzo. Auguri nonna! Auguri nonna! Auguri! Un bel 1400. Ciao Barry! Ciao Gloria! Andre Barry su Andre Instagram! Barry. Guarda Andre Barry a 16 anni! 10 anni! Wow. Il re senza sniper, ragazzi, ricordatevi! Senti, ma io mi devo sponsorizzare, devo fare un canale e poi sponsorizzare. E io? Devo approfittare di questo. Allora, Insania Sword e Light. Ma tutti hanno qualcosa di tecnologico, io no! Io, Michele, ricordati! Noi andiamo, io e la mamma lavoro col Pipuz, perché così lui lavora e gli facciamo compagnia sia all'andata che al ritorno. Intanto andiamo a farci un giro nei negozietti. Cioè, guardate che figata gli schermi del Mac. Abbiamo preso i macaron, il jeans, il caffè al ginseng, il caffè normale per il Pip prima che va al lavoro. Siamo alla Ritmo e la mamma deve prendere un paio di scarpe da sera, tipo con... A me non piace. Oggi ho messo queste della Ego, Ego Official. Sono tipo veramente morbide e comode, cioè camminerei ovunque con queste scarpe. Belle davvero. Allora, siamo venuti qui alla Viridea, si chiama questo posto. Ed è tipo una giardineria dove c'ha dentro appunto le Woodwick, che sono quelle candele che vi ho fatto vedere. Facciamo un bel giretto qui. Wow, che belli bonsai. Abbiamo trovato questa pianta che si chiama Edgeworthia, credo si pronunci, non lo so. Profumo di miele, cioè tipo è la pianta della vita. È bellissima, è particolarissima. E profumano di miele questi cosi qua. Il posto comunque è veramente carino, anche perché lì in fondo c'è tipo questo stagnetto, questo laghettino con gli animali. C'è proprio un parco, hai visto? Oh, guardate che carina, non so se la vedete. Oh, che carpe! Visto che belle. Amore di mamma, quanto sei giurdolo! Ciao! Sei bellissimo! Grazie! Oh, che bello! Mamma, che senso! Insomma, dovessi vedere tipo in camera una roba del genere, traslocherei in Alaska, sicuro, cioè proprio subito. Ti sempre più vicino! Fai il ballo? Tanto non mi vede, se mi muovo come una fogna magari non mi vede. Amore, tanto sei goffo. Guarda. Sì, ti stai proprio muovendo come una foglia col vento. Tranquillo, non ti vediamo. Non ti stiamo osservando. Qua c'è un enorme insetto stecco. Mi viene in mente Bugs Life. Ciao! Ah, ok, si sta facendo la muta. È per quello che è così albino. Ci vuole la musica di Quark. Sta cercando di grattarsi il più possibile per togliersi la pelle vecchia. Dai, su. Dai, gratta bene. Ecco, ecco, dai che si è spezzato un pezzo. Allora, qui c'è Hunter versione ratto. No, vabbè, questo è Hunter. Guardalo! C'hanno freddo, dormono tutti vicini. Qua ci sono le Woodwick. Tutto lo stand Woodwick. E questa deve essere buonissima. Tra l'altro gli stoppini che sono in legno, sempre a croce, qua sono tutti in fila. Guarda, l'ametista e il quartz. Cioè, questo è bellissimo. Tipo ti compri questo e metti nel bruciassenze e si sciolgono, ti danno il profumo. Ma amo queste qui. Allora mi ricordo bene, le avevo già viste. E quando facevamo la Wicca. Ah. Oramai dove c'è Esselunga ci sono Gloria e Anna. No, dove c'è Anna c'è Esselunga. No, infatti. Buonasera, siamo tornati a casa e stiamo mangiando. La mamma ha preparato la sua famosissima pasta e fagioli. Pasta e fasula, che Andrea adora tantissimo. Nel frattempo mi è arrivato un pacco Inglot inaspettato e super super apprezzato. Dopo vi faccio vedere le cosine, intanto ve le faccio vedere in foto. Sono queste qui. Miam! Buongiorno! Ho acceso il Palo Santo. Non mi ricordo se ieri ve l'avevo fatto vedere. Comunque, questi legnetti qui. Stiamo facendo la pappa. Pranziamo oggi con di nuovo questi hamburger qui. E questi qua sono una bomba, buonissimi. Infatti sopra adesso ci metteremo lo spalmatofu. E quella è la hummus di ceci. Ieri non ve l'ho fatto vedere, ho comprato questo che sarebbe una ciotola per, non so, per le insalate, per quello che volete. È in legno d'acacia e l'ho pagata poco perché era in offerta alla Viridea.
Buon pomeriggio. Stiamo andando, se non mi copre la fotocamera, il foglio. A prendere la marca da bollo. Sono tipo apatica. Sono così. Non ho voglia di far niente, un sonno assurdo. Buonasera, sono tornata a casa. Mi sono già cambiata e messa il pigiama. E adesso mi strucco, che non ce la faccio più ad avere il viso truccato. Ultimamente non riesco più a sopportare il trucco. Buongiorno, oggi mi sono fatta una colazione un po' lunga perché ho preparato il frullato ma l'ho filtrato perché mi davano fastidio di solito quando frullavo i mirtilli, proprio la pellicina del mirtillo, ogni volta mi strozzavo perché con la cannuccia andavo proprio a mangiare di gusto e quindi mi rimaneva tipo a metà gola. Lasciate, non fate caso a questa capigliatura, questi capelli. Questa è la colazione che ho fatto, tutto il frullato che ho fatto con fragole e mirtilli e poi vabbè latte di soia. E poi queste che sono i panini, quelli lì integrali, però questi al latte. Eccoci qua, mi sono finita adesso di truccare, ho sistemato la postazione che c'era un sacco di casino dei nuovi arrivi e adesso sto accendendo il background perché io e Andreus facciamo il video e Andrea non è mai finito nei miei video, a parte i vlog. Facciamo il video degli assaggi che avrete già visto e ho finito di filmare tutti i video. Mamma, puoi venire? È arrivata la mamma, ha portato il sushi. Guardate, vi riesco anche a prendere... Dove che le hai prese queste? Vi riesco a prendere la testa con le bacchette. Dove che le hai prese queste? Le ho trovate dentro la box giapponese. Ma che belle. Ah, belle, fa vedere. Adesso me le ciula. Piccola challenge. No, a turno. Io non faccio. Sulla canzone di Harry Potter dobbiamo interpretare i secondi. Buongiorno. Oggi è domenica, oggi giornata di editing come tutte le domeniche per il video del lunedì, ma già che ci sono monto anche il video del mercoledì perché ne ho girati due ieri. E poi stasera, poi mi preparo che stasera dobbiamo andare a mangiare a casa di Barry. Io adesso faccio la pappa. Amore. Ecco sto culo lì su. Mettiamoli un po' qua, un po' qua. Vabbè, ma me la fai riempire prima? Buonasera! Io oggi ho fatto due tiramisù che Andrea me l'ha appena ricordato. Uno lo prendiamo a casa e uno lo portiamo da Barry. Siamo pronti e andiamo perché è tardi. Siamo a casa di Barry, ma che casa fichissima che c'ha Barry. Tra l'altro ho appena dipinto sta parete di grigio e mi piace un sacco il grigio, non pensavo. Quindi sarà un prossimo colore di una prossima casa. Di qua c'è la giallo. E di qua rosso. Aspettando che sta cucinando e vado a sbirciare cosa sta cucinando. Che cosa starà cucinando Barry? La me. Dai, che cosa stai cucinando? Sto cucinando della pasta con un sugo di sarciccia di e stracciatella. Di sarciccia. E pomodorini secchi. Ci piacciono i pomodorini secchi. Ma il gelato? Ma sei scemo? Ci mette il gelato! Oddio, ci vuole drogare! Che pistacchio! Pistacchione! Barry che fa saltare il ragù con movimenti circolari, pelvici! Ciao! Ciao, Polly! Ciao, Mika. Lei è Mika, la sorella di Freya. Vero? Fuori c'è una pioggia bruttissima. Siamo appena tornati a casa. Adesso ci cambiamo. E andiamo a fare la nanna, anzi no, io mi guardo un po' gli Oscar. Questa sera è la notte degli Oscar. Che cazzo è Oscar? E Andrea va già a fare la nannina, io mi metterò con la mia copertina sul divano. Spero che questa settimana vi abbia tenuto compagnia. Cioè in questo video vi abbia tenuto compagnia. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Saluta! Ha ha ha!